tirare per la commissione dalla macchina, perché essendo la commissione operante, diciamo, detto, Com'è? La commissione? itinerante. Ah, bella battuta questa. C'è la registrazione attivata. Ti dico che non è più itinerante, perché è qua o è là? Dai, che è attivata la registrazione. Bene, registrazione attivata, la seduta la numero 16 del 26 gennaio 2021. Invito la segreteria a chiamare l'appello. Allora, procedo all'appello del verbale 16 del 26 gennaio 2021. Consigliera Arginoffi, assente. Consigliera Caroni, assente. Consigliere Ferrara, Presente. consigliera Gentile, Presente. consigliere Melluso, Presente. presidente Russo, Presente. consigliere Tantillo, assente, quattro presenti. Quattro presenti, bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. E allora, oggi la dedichiamo, la seduta, alla programmazione, quindi aspetto da parte vostra la richiesta per i lavori che si devono programmare. Sì, Presidente, esordisco subito io, anche se poi magari ne parliamo quando c'è Giulia, perché io ieri ho pensato a quello che ho detto ieri e devo dire che sono d'accordo con quello che io ho detto ieri. E lo dico ovviamente con ironia, nel senso che continuo a ritenere quello che ho detto ieri, cioè che siccome ora si inaugurerà certamente una stagione in cui ci sarà una polemica sulla vicenda del piano particolare del PPE. E da Polemica. partire da domani. Perché da domani, Presidente? Perché domani abbiamo l'assessore Prestigiacomo per questo motivo. Ok. No, Sicuramente sarà l'inizio di. scusami. No, sul piano triennale, scusami. Ecco, Domani è. infatti, ti volevo correggere, Allora, anche se domani sarà. continua, chiedo scusa. Io penso che ci possano essere, ovviamente, ciascuno può fare le polemiche che vuole o in cui crede, andiamo avanti. Il problema però è, dal punto di vista di persona che tenta di lavorare in commissione, è quello di tentare di chiarire e di offrire gli elementi più chiari per il dibattito anche all'esterno. Per questa ragione, siccome ci sono alcune vicende che attengono alla legittimità delle procedure poste in essere e dei dubbi che reputo assolutamente legittimi, e reputo che ci sia anche poco tempo per chiarirli, perché poi rischiamo che dopo il pensionamento del capo area sia comunque più complesso, ovviamente c'è la continuità amministrativa, quindi non è che le cose si buttano a mare, però sicuramente è altrettanto vero che avere l'interpretazione autentica di chi ha portato avanti una certa procedura ha un valore, specialmente in un ambito con una normativa così liquida come quella urbanistica, con una riforma appena intervenuta. Per cui personalmente non perderei l'occasione di tentare di avere in commissione sia il capo area sia l'assessore, ovviamente se è del caso, assolutamente. Ci mancherebbe per cercare di verificare la procedura che ha portato che ha portato ieri a questo annuncio sul giornale di Sicilia, che ovviamente è un atto, diciamo, obbligatorio per legge per la procedura di formazione del PPE, ma più in generale sulle modalità di approvazione e di formazione di questo PPE. Quindi, ma cerchiamo i tempi secondo te di poter. Noi ci proviamo perché siamo tenuti e poi non sappiamo se eventualmente il dottore Di Bartolomeo sarà incaricato da parte come consulente, non lo so, quindi ci sarà. Cioè, non può abbandonare così la barca senza che abbia dato magari il tempo materiale a chi subentra, no? Io la vedo così, penso che gli daranno un incarico provvisorio di qualche mese di consulenza e resterà legato all'amministrazione per un po' di tempo.
Però se lo vogliamo convocare come commissione ora che non è ancora in pensione. Dai, ma a chi ti riferisci? Ora significa che se facciamo partire la richiesta oggi stesso, se decidiamo di convocare una seduta sul PPE oggi stesso, e quindi invito la segreteria, esattamente l'architetto Ranzino, mi fa la cortesia di prenderti l'appunto di convocare il dottore Di Bartolomeo, l'assessore Maria Prestigiacomo, credo che questo, no, Catania, e per quanto riguarda il PPE, e quindi la prima giornata utile è che a partire da dopodomani. Hai preso l'appunto, Giuseppina? Sì, a posto. Va bene. Allora, quindi, accetto ben volentieri, però, come dire, ci metteremo subito all'opera. Ma sono convinto che ufficialmente non sarà più il capoaria al momento in cui lui verrà qua, perché se oggi ne abbiamo 26, domani 27... Ma non è possibile. Dopodomani, quando è la riunione, Anna? Quando è la riunione? Abbiamo la congiunta, quindi dovrebbe essere solo il 29, giusto? Sì, abbiamo un giorno utile, potrebbe essere il 29. Giorno 29, e poi abbiamo 30 e 31, mi pare che siano sabato e domenica. Sì, e lunedì è il primo, e lui va in pensione. E lui va in pensione dopo, quindi l'unico giorno utile per cui noi possiamo convocarlo è per il giorno 29. Lui sarà impegnato per l'addio. Lavoro alle armi, quindi se farà festa, festino, anche se sono vietate queste cose, non credo che non si vada a prendere un giorno di ferie chiamato a rispondere del PPE. Ci arriviamo per il giorno 29, ci possiamo provare. In ogni caso convocheremo l'assessore e chi riterrà opportuno l'assessore invitare. Sei d'accordo, Fausto? Assolutamente sì, proviamoci. Allora, il giorno 29, argomento PPE, e proviamo che incrociamo le dita e vediamo. Intanto l'assessore ci sarà. Di certo ci sarà, non va in pensione. Quindi eventualmente contattando l'assessore chiediamo la partecipazione del dottore del capoaria, del dottore Bartolomeo, e in ogni caso eventuali sostituti. Bene, andiamo a altro punto. Abbiamo detto quando abbiamo fatto programmazione della questione della lottizzazione del canale, quello di della zona, come si chiama, di del parco, non mi ricordo più se che fondo Luparello, sia fondo Luparello, tutti e due. C'era anche la questione della lottizzazione, che il comune aveva fatto ricorso. Dovevamo approfondire, avevamo deciso di approfondire, di chiamare i funzionari che si erano occupati di fare ricorso, anche l'ufficio legale, perché mi pare c'era stato un primo incontro, però dovevamo farne un secondo di approfondimento sulla questione, perché l'ufficio legislativo e legale aveva fatto opposizione a questa lottizzazione, si doveva approfondire. Ora non ricordo più a che punto era la vicenda. Tu, Fausto, te lo ricordi? Avevamo fatto un primo incontro, se non ricordo male, ma si doveva... Abbiamo fatto un incontro con l'avvocatura, noi. Sì, sulla vicenda specifica di fondo Luparello. Ma non solo, c'era anche l'altro fondo, quello del canale
Il canale Passo di Riga non era sempre, diciamo, lo stesso era legato nella stessa problematica, perché il fatto da lì era idrogeologico. Non ci sono state grandi evoluzioni. L'unica cosa, diciamo, che se è successa, sicuramente ne do notizia, ma poi sicuramente lo farà meglio di me Giulia, era che Giulia aveva predisposto, e tra l'altro ce l'ha inoltrato a tutti, per cui non è una notizia segreta, una bozza di ordine del giorno che chiedeva alla Giunta di porre un atto di riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio all'interno del tracciato della Greenway. Io le ho detto ovviamente che ero d'accordo sul principio, nel senso che capivo la ratio dell'ordine del giorno e quindi, diciamo, sul principio ero chiaramente d'accordo, però che trattandosi di un argomento molto complicato e trattandosi del fatto che sulla materia urbanistica io non ho mai visto in un mese predisporre una delibera alla Giunta, al di là del fatto che sia giusta, sbagliata o intermedia. Ciao Giulio. Buongiorno. Buongiorno Giulio. Volevo condurre degli approfondimenti con gli uffici ulteriori proprio per verificare qual è lo strumento migliore per arrivare all'identico scopo, ma non credo che ci siano state altre novità, quindi diciamo poi il dibattito è aperto. Scusate, noi abbiamo mandato una mail all'avvocato Impin al 13 gennaio per gli aggiornamenti. Non abbiamo notizie. Anche a voi. Aspetta che abbasso un poco. In effetti bisognerebbe convocarli nuovamente per capire com'è la vicenda. Certo, la posizione del vincolo dovrebbe essere... Dovresti parlare un po' più forte perché io ci sto... Parli con me, perché secondo me il principio di riapporre i vincoli è un principio che si deve fare un poco per tutto, perché è l'unico modo per salvaguardare il territorio nel momento in cui decade la validità. Però certo, ora se c'è questa causa in mezzo non lo so se si può fare durante la causa di riapporre i vincoli. No, non mi pare chiaro. Va bene, io ci vado intorno a mezzogiorno. Fabrizio, il microfono, qualcuno lo vuole spegnere il microfono di Fabrizio? L'ha spento. Come si fa? Finisci su Fiscia la notizia come lo zio Mimmo. Allora, invece, credo che sia arrivata una diffida da parte di un avvocato, mi è stata mandata per email a me, voi l'avete ricevuta pure automaticamente, è un avvocato, Studio Lopresti, se non vado errato, su incarico dell'Eurospin, credo che debbono fare il viale Michelangelo. Devono fare un... Io non l'ho guardata. Se guardate le mail, puoi controllare la mia email se possiamo vedere di preciso che cosa dici. Giulio, l'hai ricevuta tu questa email? Sì, Presidente, io l'ho ricevuta, gli ho dato un'occhiata se vuoi. Perfetto, se ci hai dato un'occhiata, io l'ho solo guardato, ho visto solo... È una sorta di diffida da adempiere rispetto al PPE previsto, al piano previsto per l'Eurospin in Viale Michelangelo. È quel sopralluogo che abbiamo fatto? Assolutamente sì. Ma la mia, ben ricordo, come sempre, come la ditta ci diffida ad assumere il provvedimento che per la ditta, diciamo... sostiene, e sicuramente su questo diciamo ci mancherebbe che avesse anche dei torti, il comune ha portato avanti una procedura che ha portato alla perdita di moltissimo tempo, questo diciamo certamente è comprensibile da parte della parte. Altra cosa è la valutazione che dobbiamo fare noi. Detto questo, certamente su un punto concorderemo tutti, cioè che c'è un punto all'ordine del giorno che riguarda la nostra commissione. Non trattarlo, al di là dell'obbligo legale di farlo, eventuale. Non abbiamo espresso parere su questo. No, non credo, perché ti ricordi, anche il nostro sopralluogo è stato piuttosto sfortunato, anche se poi voi forse siete tornati, non mi ricordo. Siamo tornati. Ah, io ero assente in quell'occasione, scusate.
Sì, siamo tornati. E comunque in ogni caso noi non abbiamo espresso nessun parere. Giulio, che dici? Facciamo questa chiusura di questo parere e poi chiediamo al Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere. Ma quale parere? Quale parere, Mimmo? Scusa. Parliamo di una richiesta che c'è un'email che è arrivata oggi, almeno. Oggi, l'ho guardata oggi, se non mi sarà arrivata ieri, è un avvocato, credo Studio Lopresti, per conto dell'Eurospin, per un piano particolareggiato in Viale Michelangelo. E credo che Come abbiamo fatto il sopralluogo? abbiamo fatto il sopralluogo, perfettamente. Dico, siccome noi, come commissione, non abbiamo ancora espresso parere. Possiamo esprimere parere e dire al Consiglio Comunale di prelevare questo alla prima occasione utile. Sì, io potremmo fare, però eravamo pure rimasti. Ti sento male. Eravamo rimasti che dovevamo vedere, se tu ti ricordi, eravamo rimasti che dovevamo vedere loro avevano il progetto, perché noi non siamo riusciti a comprendere se l'Eurospin andava dietro quella, diciamo, dove c'era la demolizione, se andava dietro o toccava la villa storica, non siamo riusciti a capire questo. Quindi che Sì, qualcuno ci possa. ci abbiamo noi la documentazione e L'ho gli capito, però noi. appuntamenti che mi sono fatto dare dagli uffici, ma Ah, io non l'ho vista, io non l'ho lo vista, so. questa non l'ho vista. Allora, io per quello che mi riguarda domani posso venire magari con Fabrizio, avvicino in commissione, ce l'hai questa cosa? Se c'ho tutto in commissione, io Allora, non l'ho domani io e Fabrizio avviciniamo e ce la veniamo a vedere. consegnata perché me l'aspettavo Do come domani mattina vengo con Fabrizio e ce la veniamo a vederla direttamente lì. Così sul luogo possiamo prendere visione di questa cosa. Va bene, d'accordo. veniamo in commissione domani mattina. Ok. Va bene. Fatto, tu, Milena, se volete, mettiamo in un tavolo, in una stanza grande, mettiamo tutte queste tavole e guardiamo effettivamente dalla cosa. Con l'ausilio di Milena, per esempio, che loro sanno leggere le carte, insomma, è ancora meglio di quanto le possiamo leggere noi. Credo che possiamo farci un'idea. Però, Presidente, soltanto una cosa, sono d'accordo su come procedere e va benissimo, però noi vorrei che non continuassimo ad assommare cose di cui ci dobbiamo occupare. Noi, per esempio, abbiamo ricevuto una diffida molto simile, anche se diciamo di natura differente, rispetto alla vicenda di Grande Migliore, che abbiamo pure quella accantonato ed è pure quella all'ordine del giorno. Non sappiamo. Valutiamo. Io sono per portare in aula anche quella, eh. Questo me l'ero sentito con Giulio e Fabrizio e abbiamo detto che dobbiamo dare seguito a questa cosa. È il Consiglio Comunale che dopo dovrà affrontare la questione. Da parte nostra dobbiamo chiuderle le cose. Noi ci dobbiamo prendere l'abitudine di esprimere parere laddove ci siano, per esempio, nel caso specifico di Migliore, dei ex Grande Migliore, credo che l'abbiamo affrontato ampiamente questo problema. Abbiamo affrontato e quante volte ce le siamo dette, per carità, abbiamo sentito gli uffici. Se occorre dare un parere e poi aprire una discussione attraverso il prelievo dell'atto deliberativo in Consiglio Comunale, ulteriore richiesta da parte mia, da parte di chiunque altro, dei colleghi che non hanno partecipato ai lavori nostri. È legittimo poi che ci sia questo ragionamento. Certo, resta sempre un chiodo, anche nella visione della cosa. Però con Giulio ci eravamo dati, come dire, un impegno morale a chiudere questa cosa. E io direi di chiudere sia l'una che l'altra. Cioè, dobbiamo esprimere solo i pareri e andare in Consiglio Comunale a dire, signori, abbiamo due delibere a cui bisogna dare seguito. Una che ci abbiamo, sicuramente tutte e due con diffida, diciamo, su richiesta dalla curatela e questa su richiesta di un avvocato. Se poi, dico,
domani Giulio viene qua e affrontiamo questo piano Presidente, particolareggiato. noi su quella richiesta dove c'è quella, la prima che tu dici, mi pare che è migliore forse, quella della curatela, giusto? Quella della curatela, sì. Certo, sì. Mio, e noi lì non abbiamo nessun tipo di problema. Cioè, Giuro, noi. avevo detto, gli dicevo a loro, ci siamo dato un impegno qualche giorno fa quando abbiamo fatto un sopralluogo in via Nicoletti, dopo quando ci siamo fermati, per dire, signori, siamo all'inizio dell'anno, chiudiamola questa vicenda. E eravamo d'accordo che non ci siano problemi. Siccome Fausto sta sollevando, dice, non mettiamo altra canna, io dico che possiamo affrontarle tutte Sì, va e due. bene, sì, va bene, l'abbiamo Dobbiamo discusso, affrontare questa tutte e sera. due, dobbiamo chiarirci solo con quelle. D'accordo, e ci chiariamo su quella cosa. Ok, domani mattina siamo là noi, presente, quindi non è visto, così Guardando parliamo delle due cose. l'impegno che ho fatto, Giulio, se dovesse sorgere qualche chiarimento, possiamo chiamare un tecnico. Io di fatti avevo programmato un Ok, giorno. vabbè, ma ne facciamo una. Intanto portiamo la prima e poi c'è la seconda, non Ma c'è problema. perché se occorre un chiarimento con le tavole, con la scusa che la andiamo a consegnare, diciamo, guarda, te li sto portando, ci serve un supporto all'ultimo minuto per un chiarimento. Dico, ci spostiamo in via Ausonia e parliamo direttamente lì. Consegniamo la documentazione e se c'è qualche chiarimento ce la facciamo. Se siete d'accordo, ragazzi. Sì, io sono d'accordo. Tra l'altro io, diciamo, non ho ancora le idee, lo dico sinceramente nella fiducia che ho nel lavoro complessivo della Commissione, ho ancora alcuni dubbi da chiarire su questa vicenda di Viale Michelangelo, ne ho di meno sulla vicenda di Grande Migliore. Sì. Perché devo dire la verità, io ho assistito soltanto alla prima dei nostri sopralluoghi in cui abbiamo avuto difficoltà a verificare, addirittura a identificare con certezza l'area. E poi è un'area, diciamo, particolare, specifica. Vorrei riflettere con voi su questa cosa. Mi farebbe piacere se riuscissimo a farlo teoricamente anche in presenza, nonostante le difficoltà, perché è una cosa un po' complicata, secondo me. Non è una scelta facilissima. Questa di Eurospin. Sì. Io vi devo salutare, devo scappare assolutamente subito. A dopo in consiglio. Buona Ciao giornata. Mirai. Dopo Ciao ciao. questo pomeriggio il consiglio. Io direi di, se puoi fare pure un salto, noi la chiudiamo questa cosa di Eurospin pure Fausto. Domani mattina avete detto? Domani mattina. Ci provo, va bene. Ora avvisiamo pure Giulia. Insomma, una stanza qua c'è. Prendiamo un tavolo, lo mettiamo là, stendiamo le carte e con le dovute cautele possiamo farlo tranquillamente. Non vedo altra soluzione se ci sono dei chiarimenti, anche per te, perché dice, mi sorge qualche dubbio. Vedere le carte, insomma, e magari se possiamo chiamare un tecnico, dice, ma è così, non è così, insomma, questo lo possiamo risolvere. Poi abbiamo tutto il tempo per poter chiedere al Consiglio Comunale, dando chiaramente, esprimendo i pareri. Io parlo dei pareri perché sono due per me le cose che sono le incompiute. Diciamo da parte della Commissione, questa di Grande Migliore è il piano particolareggiato. Uscendoci da queste cose, possiamo tentare di lavorare. L'abbiamo dato. Aspetta, qua mi stanno dicendo che noi, Grande Migliore, abbiamo espresso il parere. Ora lo stampo un attimino. Fausto, è il bello della diretta questo, eh.
No, no, ma figurati, non ho, io diciamo per evitare di fare danno in questa delibera, quindi evidentemente... No, quale danno? L'abbiamo espresso. Lo so, ma a questo punto vorrei sapere la qualità del parere. Cosa abbiamo detto? Parere favorevole? Andiamo a 10-12, quindi da parte nostra non c'è... Io pensavo che come hai richiesto che c'era questa cosa, mi hai messo in difficoltà. Ma il parere l'avevamo già dato. No? Scusa, in quale senso l'abbiamo offerto questo parere? Perché evidentemente non ricordavamo. Un attimo, te lo leggo. Allora, la commissione ha espresso parere non favorevole con la seguente votazione: Argiroffi astenuta, Milena Gentile favorevole, Fausto Melluso favorevole, Russo astenuto. 2 favorevoli e 2 astenuti. Il 10. No, scusa, non l'ho capito. 2 favorevoli e 2 astenuti. Sì. I favorevoli sono Russo. No, favorevoli sono Gentile e Melluso. Gentile e Melluso, astenuti. Argiroffi e Russo. Sì, mi ricordo ora, Presidente, me l'hai fatto ricordare. È stato un momento in cui non so perché ci siamo messi un pochino a litigare rispetto a questi elementi. Abbiamo espresso anche un altro parere in quella giornata. Ah, quindi si è astenuto, Presidente, e quindi la delibera, quindi praticamente sì. Il parere è contrario. Sì. Parere contrario. Vabbè, questo non me lo ricordavo, io e Ferrara non c'eravamo, quindi e lei e consigliere Ferrara non eravate. Assente, vabbè, ho capito. Vabbè. Comunque, Presidente, ciò non toglie, a questo punto direi di prima andiamo in aula con Grande Migliore prima di andarci. Assolutamente, Grande Migliore, possiamo andare in aula, t'ho detto, al di là delle perplessità, si può andare in aula. Questo non ci sono dubbi. Giulio ti puoi programmare per in questi giorni, non lo so, la programmazione che c'è fra questa settimana e la prossima, c'è la possibilità di poter inserire il plus? La prossima settimana, questa è già tutta piena. Per la prossima possiamo vedere. Lunedì c'è la conferenza dei capigruppo comunque. Quindi si ritorna, allora lì si può inserire. Se tu mi fai invitare dal presidente, io dico che ci sono due documenti, due atti dell'urbanistica che sono il plus di Grande Migliore. Va bene, lo farò. Diamo esito a questo piano particolareggiato, se ci chiariamo e siamo in tempo, e li preleghiamo tutte e due e ce ne usciamo. Giulio, per ulteriore chiarimento, siccome stiamo facendo un pochino di chiarimento complessivo, io elaborerò una bozza di ordine del giorno che per primo sottoporrò all'apprezzamento di questa commissione, perché ricordo che sulla vicenda di Grande Migliore noi avevamo condiviso molto dell'intervento, diciamo, politico da fare sulla delibera rispetto alla necessità di onorare per prima i crediti da lavoro, insomma una serie di vicende che avevamo condiviso, in modo che possiamo magari anche quello presentarlo nella maniera più condivisa possibile. Parli di Grande Migliore? Sì. Ma in aula, a seguito del dibattito, poi chiariremo le lacune se ce ne sono e il Consiglio Comunale si determina. Non credo che ci siano problemi. Mentre io vorrei allo stesso tempo portare avanti questo piano particolareggiato, stante il fatto che è da parecchio che l'abbiamo all'ordine del giorno e che abbiamo fatto il sopralluogo e che abbiamo la documentazione, io direi che possiamo esprimere parere anche su questo. Non lo so se possiamo farlo domani che abbiamo qua, Anna? Domani abbiamo un programma triennale con Presti Giacomo e Di Bartolomeo, che ha scritto che verrà l'ingegnere in Travaia. Ah,
Allora, c'è la un po' particolare per domani, Giulio, fare questo incontro. Dopodomani non lo possiamo fare. Giulio, ci sei? Sì, ci sono. Dopodomani che cosa? L'incontro con... Dico, l'incontro nostro ce lo facciamo dopodomani, perché domani ci abbiamo questo piano particolarizzato con Maria Messina. Va bene, dopodomani, lo dico io a Ferrara. Va bene, dopodomani, ok. Va bene, no, perché... Dopodomani. Sia un po' dedicato. Dopo domani dobbiamo esprimere solo un parere, il parere sul il voto sul verbale della seduta congiunta. E quindi non c'è, in 5 minuti ce la liberiamo e quindi possiamo proseguire a guardare questa cosa. Anche per te, Fausto, per dire, facciamo dopo domani, perché domani mi pare un poco più particolare. Nello stesso tempo, domani possiamo chiedere a Di Bartolomeo se ci accompagnerà in quella riunione a cui abbiamo messo noi sul PPE. Non ti pare? Mi sembra un'ottima occasione, sì. Un'ottima occasione per domani. Domani Di Bartolomeo non partecipa, è mancato l'ingegnere in travaia, lui non verrà. E allora attiviamoci per poter cercare per il giorno 29. Ora vediamo, lo chiamo, vediamo se risponde. Proviamo. Presidente, ma io direi, Presidente, di... Secondo me, il fatto di invitare l'architetto che va in pensione il 29, io secondo me non è una cosa buona. Presidente, però superiamo questa fase del 29 all'inizio del mese, che vediamo chi lo va a sostituire l'inizio del mese e così chiamiamo il sostituto. Ma che senso ha chiamare uno che lo stesso giorno se ne va in pensione? È stata una mia richiesta della maggioranza. Belluso e Gentile, cosa posso fare? Mi tiro in giro. Noi ti stiamo dicendo, io e Ferrara siamo contrari, ma non per siamo contrari all'architetto, siamo contrari a sentire una persona nel giorno in cui va in pensione, non avrebbe più senso. Lo comprendo perfettamente, Giulio, non è il problema, però, dal mio punto di vista, benché ovviamente ci sia la... Secondo me non verrà, poi invitato, no. A noi non ce ne frega proprio niente, però invitato, secondo me non verrà, non mi sembra nemmeno carino nei confronti dell'architetto, non mi pare giusto. E lui è una persona per andare in pensione e noi lo... Sì, però Giulio, in questa commissione... In questa commissione stessa sono state poste una serie di questioni centrali in ordine alla legittimità della procedura utilizzata e non vorrei che noi al 1 febbraio poi ci troviamo con un nuovo responsabile che ha bisogno di tempo per verificare per come si sono svolte le cose. Ma ti voglio ricordare, te lo ricordo, per chiaramente tu lo saprai, che ora è tanti anni che fa consigliere comunale, che mi pare che l'architetto Di Bartolomeo non è il dirigente. Mi pare che è un capo aria. Per una questione di correttezza te lo dico, è giusto? Quindi che significa questo? Che un dirigente c'è. Il responsabile del procedimento c'è. Il responsabile del procedimento c'è, esiste, è certo. Certo, lui è il capo aria. Quello è il capo aria. Per una questione di correttezza te lo dico, poi noi invitiamolo, a me mi sembra giusto nei suoi confronti, non voglio più mescarmi nella storia, se lo volete invitare invitatelo, ma a un certo punto tanto non mi cambia nulla, però secondo me non verrà, secondo me. Poi, fate quello che volete. Giulio, a me se c'è una richiesta io giustamente devo prendere atto. E quindi tu non c'eri, Fabrizio non so se l'hai collegato, mi chiede il collega e la collega mi chiedono
D'accordo, non presidente. Invitalo, rispettiamo Concio, invitalo, non ci sono problemi. Se, io voglio vedere se viene, invitalo. Vabbè, vediamo. Ok. Io ho nutro dubbi e io non l'ho rappresentato. Dico, se era in pensione, quindi non credo che il giorno 29 ci possa, però sulla richiesta ufficiale da parte di due rappresentanti della commissione, io ho preso, come dire, l'ardire di dire convochiamo, vediamo se c'è. Capisco tutte le tue difficoltà, comunque in ogni caso possiamo, come dici tu, chiedere eventualmente di invitare l'assessore Catania e chi ha fatto il provvedimento. Ora vediamo, quando finisce questa riunione, fra poco chiudiamo, io mi vado a programmare queste due cosette per questo incontro in particolare. Va bene, e allora Fabrizio c'è collegato? Sì, è collegato. Se ci sono altre richieste su altre cose per programmare anche per il mese di febbraio, ci avete argomenti? Se no controllo le carte e vediamo cosa c'è e ve lo comunico. Se non ci sono altri argomenti, invito la segreteria alla lettura del verbale del data odierna e fare l'appello per il voto. Procedo alla lettura del verbale 16 del 26 gennaio 2021, consigliere Tantillo alle ore 9:09. In prima convocazione, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta al secondo appello fra un'ora. Presidente Russo alle ore 10:13 in seconda convocazione in modalità telematica con la presenza dei consiglieri Ferrara, Gentile, Melluso e Tantillo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La registrazione della seduta parte integrante del verbale sarà visionabile al seguente link del Comune di Palermo. Argomenti da trattare: comunicazione del Presidente, approvazione del verbale della seduta odierna, varie ed eventuali. Il Presidente chiede ai colleghi presenti di programmare i lavori per le prossime sedute. Consigliere Melluso conferma quanto espresso ieri sul piano particolareggiato al centro storico, ritenendo necessario convocare l'assessore e il capoaria per chiarire la procedura dell'avviso pubblicato nella giornata di ieri. Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Melluso e invita la segreteria a convocare venerdì 29 l'architetto Di Bartolomeo e l'assessore Catania per il PPE. Presidente comunica inoltre che giovedì è stata programmata una congiunta con sesta e settima per l'approvazione del verbale del 19 gennaio. La consigliera Gentile chiede se ci sono state evoluzioni sull'ottimizzazione fondo Luperello e canale Passo di Rino. Il consigliere Melluso riferisce che la consigliera Giroffi ha preparato un ordine del giorno tale argomento. Si apre un dibattito in merito all'argomento. Il Presidente propone di esprimere parere alla proposta posta al punto 10 dell'ordine del giorno e il consigliere Tantillo ritiene, prima di esprimere il parere, visionare il tavolo grafico. Il consigliere Melluso riferisce che l'argomento suscitato ancora dei dubbi da chiarire, bisogna che il Consiglio Comunale apra la discussione anche sul delle passerelle grande migliori. Consiglieri Tantillo e Ferrara dichiarano la loro contrarietà alla convocazione del giorno 29 dell'architetto Di Bartolomeo, il quale dal giorno successivo andrà in quiescenza. Presidente invita la segretaria a dare lettura del verbale odierno numero 16 del 26
gennaio 2021 è proprio in votazione. E allora, consigliera Giroffi assente, consigliera Caroni assente, consigliera Ferrara. Consigliere Ferrara, cioè il microfono spento. Vabbè, proseguo per ora. Consigliere Gentile assente, consigliere Mengusto. Vabbè, parlate di qua. Favorevole. Presidente Russo. Favorevole. Consigliere Tantillo. Favorevole, anche il consigliere Ferrara è collegato. Lo vediamo. No, favorevole. Ecco, ora l'abbiamo sentito, grazie Fabrizio. 4 presenti e 4 favorevoli. All'unanimità dei presenti, il verbale della seduta numero 16 del 26 gennaio 2021 è approvato. Invito la segreteria a togliere la registrazione. La seduta è chiusa. 10:53. Benissimo.